Sostenerci in questa serata e niente, iniziamo subito visto che abbiamo fatto anche un po' di ritardo e chiamo l'assessore Davide Oliveri per un saluto. Tempo parziale, ma... Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio anche il sindaco e la consigliera che sono presenti qua a testimonianza di quanto l'amministrazione tenga Accademia Musicale. È bellissimo vedere tutti questi ragazzi che si appresteranno appunto a farvi passare una bellissima serata, la terza serata di questa associazione che rende viva la nostra estate. Quindi non facciamo altro che come amministrazione ringraziarvi e cercare sempre di darvi il nostro sostegno. Buona serata a tutti. Introduco il primo brano, si tratta dell'Arlésienne, suite numero 2 di Bizet. E vi spiego brevemente di che cosa si tratta. Il musicista francese Bizet compose le musiche di scena per l'Arlésienne nell'estate 1872 e nonostante gli scarsi mezzi che ebbe a disposizione per realizzare il suo lavoro, riuscì a portare a termine un'opera di grande intensità ed eleganza. Purtroppo gli autori ebbero poco tempo per svolgere in modo accurato le prove e Bizet non approvò la recitazione degli attori, troppo plateali nei gesti. Quando fu rappresentato al Vaudeville di Parigi, il 1 ottobre successivo, il dramma fu nettamente disapprovato dal pubblico, che si dimostrò annoiato e per di più rise alle scene più drammatiche. Anche la musica fu quasi del tutto ignorata. La critica musicale non tenne in considerazione il lavoro di Bizet. Solo due giornali ne parlarono in modo positivo. Il Journal des Debats, dove Ernst Reyer elogiò la notevole abilità musicale di Bizet, e Le Temps, con una critica positiva di Johannes Weber. Anche Jules Massenet ebbe parole di elogio per l'Arlésienne e, come aveva già fatto precedentemente, scrisse i suoi apprezzamenti a Bizet in una lettera in cui gli suggeriva anche di riunire alcuni brani in una suite. Bizet, rendendosi conto che ben difficilmente il lavoro
con le sue musiche di scena avrebbe potuto essere riproposto con qualche successo, accolse il suggerimento e si adoperò per riutilizzare 4 pezzi strumentandoli per grande orchestra e arricchendoli di nuovi e interessanti dettagli, realizzandone la prima suite dell'Arlésienne. La seconda suite fu realizzata nel 1879, dopo la morte di Bizet, dal suo amico Guiraud, che adottò metodi compositivi simili a quelli usati dal musicista scomparso. L'Arlésienne, nonostante il suo successo iniziale sulle scene, è annoverato ormai da tempo tra le vette più alte del genere delle musiche di scena e le due suite fanno ormai parte regolarmente dei programmi concertistici mondiali. Questa sera l'orchestra... Stasera l'Orchestra Sinfonica Goa eseguirà la seconda suite divisa in 4 tempi, pastorale, minuetto, intermezzo e la celebre farandola. Dirige la serata il maestro Matteo Bariani. Thank you.
Thank you.
Il secondo brano che vi proponiamo è Finlandia, poema sinfonico di Jean Sibelius. Finlandia è un poema sinfonico composto nel 1899 per celebrare l'indipendenza del Granducato di Finlandia dalla Russia. Esso, visto l'importanza della circostanza in cui fu composto, divenne un simbolo dell'irredentismo nazionale. Si compone di un unico movimento suddiviso in diverse sezioni. Quella iniziale è particolarmente impetuosa e dai toni cupi, ne segue una più ritmica e solenne, mentre verso la fine compare una melodia lenta, in seguito divenuta molto famosa e ribattezzata Finlandia Hymn. Per questa melodia sono state poi scritte nel 1941 le parole. E la bellezza e la popolarità acquisita in tale inno nel 2001 ha portato il Parlamento finlandese a presentare una mozione per trasformarlo in inno nazionale, anche se poi la mozione è stata respinta. Questa sera ascolteremo la versione per coro ed orchestra con la partecipazione del coro Inomini dell'Accademia Musicale di Arenzano, che invito a salire sul palco.
andiamo a proporre il coro dei Monelli dall'opera Carmen, sempre di Jean Bizet. Carmen è un'opera comique di Jean Bizet, composta da quattro atti, o quadri, come vengono chiamati dal compositore, sul libretto di Meilhac e Halévy. Tratta dalla novella omonima di Prosper Mérimée, alla quale i librettisti apportarono delle varianti salienti, tra cui l'introduzione del personaggio di Micaela, danno maggior risalto alla figura del torero Escamillo e modificano il carattere di Don José. Bizet stesso aveva scelto il testo di Mérimée e collaborò anche al libretto, partecipando alla stesura della celebre abanera L'amour et un oiseau. Scusate, ma io proprio non... L'amour et un oiseau rebelle. Il brano proposto è il celebre coro dei Monelli, dove nel primo atto un gruppo di bambini che giocano per strada si divertono a prendere in giro la gendarmeria attraverso momenti scanzonati e suoni onomatopeici che imitano una marcia militare. Canta il coro delle voci bianche Goa dell'Accademia Musicale di Arenzano.
Passiamo ora a Gaetano Donizetti. Vi presenteremo due brani tratti dall'Elisir d'amore, Cantiamo e Barcarola. L'Elisir d'amore è un'opera lirica di Gaetano Donizetti, come detto, sul libretto di Felice Romani. Si compone di due atti, il primo composto da 10 scene e il secondo da 9. Definita in partitura melodramma giocoso, in essa trova spazio anche un elemento patetico che raggiunge la punta più alta nel brano noto a tutti, l'aria Una furtiva lacrima. Fin dal suo apparire ebbe un grande successo con 32 repliche consecutive. A farla immediatamente amare è in particolare l'inventiva melodica donizettiana, che sposa a meraviglia la vena buffa dell'opera e che talvolta è velata di malinconia, come in particolare già detto nell'aria Una furtiva lacrima. Fervono i preparativi per le nozze. Adesso vi sto raccontando cosa andiamo ad ascoltare. Fervono i preparativi per le nozze. Dulcamara e Adina improvvisano una barcarola a due voci. Io son ricco e tu sei bella. Quando giunge il notaio, Adina dice di voler aspettare la sera perché vuole sposarsi in presenza di Nemorino per punirlo della sua indifferenza. Sul palcoscenico, Guido Ripoli, baritono, e Caterina Vallarino, soprano, insieme al coro dell'Accademia Musicale di Arenzano. Thank you.
Valletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace, graziosa, che gusto vi può dar, purché la bella sposa mi voglia secondar. La mia gondoliera e il senator tre denti, barcaruola due voci, attenti, attenti. Io son ricco, tu sei bella, io ricca, che pensi hai tu? Perché a me sarai più bella, Nina mia, che vuoi di più? Ore onore un senatore, me d'amore supplicar, ma modesta condogliera, omar mio mi vuol sposar. In al mio non più ritor, fa felice un senator. Eccellenza troppo onor, io non porto un senator. Bravo! Silenzio, adorata barcaruola, prendi l'oro e lascia amor. Lieve quello, lieve vola, pesa questo e resta ognor. Yeah.
Ed ora vi proponiamo una suite tratta da La Bella e la Bestia di Alan Menken. La Bella e la Bestia, The Beauty and the Beast, è un film d'animazione del 1991, diretto da Gary Truesdale e Kirk Wise, prodotto da Walt Disney Feature Animation e distribuito da Walt Disney Pictures. Fu il primo film d'animazione in assoluto ad essere candidato all'Oscar come miglior film e rimase l'unico fino al 2010 e al 2011, quando, dopo che il numero di possibili nomination per la statuetta era stato aumentato da 5 a 10, venne raggiunto dai film Up e Toy Story 3, la grande fuga della Pixar. La Bella e la Bestia ricevette inoltre altre 5 nomination, miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro e 3 nomination per le sue canzoni, Belle, Be Our Guest, Beauty and the Beast, nell'edizione italiana rispettivamente Il racconto di Belle, Stia con noi e La Bella e la Bestia. Finì per vincerne 2, per la miglior colonna sonora e la migliore canzone, la celeberrima Beauty and the Beast, cantata da Celine Dion e Pib Bryson nel duetto finale. Il film fu premiato anche con 3 Golden Globe, come miglior film, commedia musicale, colonna sonora e canzone originale, oltre ad altri riconoscimenti internazionali. Questa sera ascolteremo la suite, in particolare arrangiamento di Niccolò Crecchi, in una produzione della Nuova Orchestra Genovese, che questa sera collabora attivamente a questo galà musicale con i suoi musicisti integrati nell'organico Gova. Buon ascolto. Thank you.
Che andremo ad eseguire è Adiemus, un brano musicale scritto dal compositore gallese Carl Jenkins. È stato pubblicato nel 1995 come brano di apertura dell'album Adiemus, Songs of Sanctuary. La canzone, scritta in re minore, è un mix di melodie in stile tribale, africano e celtico. Venne scritta con l'idea di creare una canzone moderna utilizzando forme classiche come il rondò e la forma ternaria. Le parti vocali sono utilizzate come se fossero un altro strumento musicale, senza voler trasmettere alcun messaggio specifico. Insieme a Goa, il coro Voci Bianche dell'Accademia Musicale di Arenzano ed il coro I Nomini. Thank you.
Adesso la danzon numero 2 di Arturo Márquez. La danzon numero 2 è una composizione orchestrale del compositore messicano Arturo Márquez. Insieme alla Sinfonia India di Carlos Chavez e alla Sense Maya di Silvestre Revuelta, la danzon numero 2 è uno dei brani orchestrali messicani più popolari e più frequentemente eseguiti tra le composizioni di musica classica contemporanea. È diventata molto popolare in tutto il mondo quando è stata inclusa da Gustavo Dudamel, direttore dell'Orchestra Sinfonica Simón Bolívar del Venezuela, nel programma del 2007 per il tour americano ed europeo. Scritto per orchestra, il brano include assoli per clarinetto, oboe, pianoforte, violino, corno francese, tromba, flauto ed ottavino. Grazie all'arrangiamento di Oliver Nickel, si è guadagnato un posto importante nella moderna letteratura delle orchestre da concerto. Questo brano è stato commissionato dalla Università Nazionale Autonoma del Messico ed è stato eseguito per la prima volta nel 1994 a Città del Messico dall'Orchestra Filarmonica dell'Università Nazionale Autonoma del Messico. Grazie. Thank you.
Facciamo un bis? Sì. Bravo Matteo! Bravo! Allora, io ho poco da aggiungere perché stasera credo che abbiamo dimostrato con la musica e col lavoro quello che fondamentalmente le parole non riescono a dire, ecco. Il nostro mestiere è quello di fare i musicisti, siamo qua per fare questo, per praticare questa meravigliosa arte, e io sono orgoglioso di intanto avere la possibilità di esibirmi, avere la possibilità di avere questi bellissimi musicisti. Questa orchestra è tutta in divenire, sono soltanto un paio d'anni che abbiamo cominciato a pensare di iniziare a lavorare come orchestra, quindi c'è ancora tanta strada, perché naturalmente c'è tanta strada, però è veramente bello, come dire, arrivare al concerto e trovare questa magia, cioè questa empatia che è veramente importante per me tantissimo. E io mi auguro che la stessa cosa sia per loro, perché è uno scambio di informazioni, uno scambio di energie. E questo è, nonostante un periodo veramente caldo per tutti, perché siamo veramente alle prese con tante produzioni, tutti sono dietro a far mille concerti, e quindi io ringrazio tantissimo, ragazzi, quest'anno sono stati impegnati con la maturità, molti con gli esami di conservatorio, e devo dire che non c'è stato una persona, un musicista, un amico, un ragazzo che, a parte il fatto che sono usciti tutti con voti pazzeschi, che io me lo sognavo da ragazzo, quindi è pazzesco, ci sono dei cervelloni questi ragazzi, cioè è incredibile, ogni volta che vedo, va bene, 110, menzione, ode, no, veramente, quindi davvero bravi, perché io non so come, cioè nel senso, i nostri tempi sono cambiati naturalmente, questi ragazzi sono soggetti a tantissimo stress, a tantissimi impegni, e nonostante tutto riescono a trovare il tempo per lavorare, per studiare, per mettersi in gioco, e arriviamo veramente stanchi ma felici, quindi questo è sicuramente bello e ci dà l'input per continuare a lavorare verso questa direzione. Ringrazio l'Accademia, ringrazio tanto Tiziana stasera, perché oggi nel coro, alla biglietteria, è pure presentatrice oggi, pazzesco, perché oggi si è prestata questa difficile, come dire, questa difficile pratica della non è banale, quindi oggi ho detto, guarda, avevamo Angelica che dovrebbe essere arrivata, spero sia arrivata, che è rimasta, ciao Age, e eravamo preparati, poi a un minuto prima del concerto purtroppo c'è stato un contrattempo, come spesso succede, ma è qua, quindi sta bene, siamo contenti di vederti, non ti vedo ma ti sento, ti ascolto e ti percepisco, quindi va bene. E quindi Tiziana, ti sei praticamente candidata per mio obbligo, e quindi ti ho detto sì. E quindi, nel senso, questo è stato per me importantissimo, perché è giusto che il pubblico sia al corrente di quello che stiamo suonando, perché è importante questo, cioè, è una forma di cultura comunque questo, no? Sapere cosa si suona. Il programma di sala d'estate non si legge, ci sono le zanzare, non si può, si usa magari per schiacciarle, quindi magari non è. Però invece ascoltare è un, come dire, riassunto, come se la spiegazione di quello che è importante. Ringrazio tantissimo le altre parti dell'Accademia, che sono innanzitutto il coro di Voci Bianche, dirette da Caterina Bellarino. Se ci sono, vi farò entrare, perché si meritano tutto un applauso e una stima e un amore incredibile. Avervi, e credetemi, queste sono esperienze, io li vedevo dietro le quinte, erano emozionati, che bellezza, cioè, anch'io ero emozionato stasera, però è bello, perché è attraverso l'emozione che si fa questo, non è attraverso la routine, capite? È attraverso l'emozione che siamo legati a questa meravigliosa disciplina. Quindi
continuate, anche quando le voci non saranno più bianche, continuate, sceglietevi uno strumento, studiate, fate musica, fate quello che oggigiorno va un po' poco di moda, ok? Fate cultura, è importante, e poi entrate in questa meravigliosa orchestra, perché è questo lo scopo, passate di lì per poi arrivare qui, ok? Quindi è questo che conto tanto dal coro di voci bianche, e grazie a Caterina avete la vostra, il vostro percorso artistico che è importante, quindi complimenti davvero, siete stati bravi, e magari un bissino lo facciamo con voi, perché secondo me Donna Diemus è perché magari non ha questo effetto. Se avete voglia farei una Carmen, ma una volta sola, e poi chiudiamo magari con un ultimo bis, e ringrazio per in ultimo tantissimo, li faccio alzare, il nostro coro polifonico In Omini, capitanato da Guido Ripoli, maestro Guido Ripoli. Naturalmente dopo il periodo Covid i cori sono stati veramente decimati per motivi principalmente anche di semplicissimamente timore di doversi mettersi in gioco insieme, quindi quando poi si perde un po' il giro, si perde un po', poi magari vabbè quasi quasi faccio il modellismo, ma faccio dell'altro, va benissimo tutto, però insomma invece da pochi anni, perché abbiamo ripreso da un anno e mezzo, abbiamo ricostituito praticamente ex novo il coro, quindi voi siete tutte persone che studiate con Guido o con altri professori in accademia, e quindi questo è un grazie da parte mia di impegnarvi in questi progetti, e sarà mia cura far sì che il coro sia sempre più integrato, e con il desiderio e la volontà di aumentare il livello come lo voglio aumentare con l'orchestra, perché non si può alzare una cosa sì, una cosa no, cioè se vogliamo fare livello bisogna farlo a 360 gradi, da loro a loro a voi, quindi continuate anche voi a studiare, mi raccomando, vi voglio vedere a settembre tutti sotto le mie grinfie col solfeggio, mi raccomando, sono molto puntiglioso, lo sapete. E ringrazio l'Accademia, ringrazio Aldo per tutto il supporto e tutto il lavoro che facciamo durante l'anno, Riccardo, dove sei, Riccardo Gollo, i consiglieri, grazie davvero, perché è un lavoro di sinergia, un lavoro duro che pian pianino credo che pagherà ancora di più di quello che sta pagando adesso, quindi continuiamo su questa strada. Ringrazio naturalmente il Comune per darci la possibilità di esibirci e per aiutarci anche economicamente nella realizzazione delle stagioni. Ringrazio tanto Madi Service, perché ormai credo che siete diventati un po' il nostro service principale, e grazie, perché tre volte ci siamo visti quest'estate, questa è stata sicuramente una collaborazione fruttuosa e precisa, quindi grazie. Nulla, grazie per il silenzio. E vi facciamo questi piccoli due bis, perché per noi, lo so che magari a volte può dire magari un po' pesante eccetera, però per noi è una festa, quindi è la festa di fine estate per noi, quindi non posso non fare ancora questi due branetti. E nulla, la stagione estiva è finita per noi, andiamo forse un pochino in vacanza e ci vediamo poi a settembre con le novità, con tutto il, come dire, i progetti, i programmi musicali, e speriamo di continuare ad avere sempre un pubblico più, ancora più grande e più appassionato. Ecco, grazie di tutto e vi auguro una eccellente fine estate. Grazie.